Buonasera a tutti, siamo qua con l'allenatore del Palmarola, partita persa 3-1. Cos'è successo dal primo e secondo tempo? Guarda, calo di concentrazione. Nel momento in cui noi pensiamo che siamo una squadra di calcio, dobbiamo ricordarci chi siamo, dove siamo, in che luogo giochiamo. Stiamo giocando in terza categoria, probabilmente con la nostra testa già pensavamo di aver vinto. Probabilmente dobbiamo fare un bagno di umiltà, probabilmente non siamo pronti a vincere delle partite con degli avversari che comunque sono al nostro livello, perché il primo tempo siamo stati superiori, l'abbiamo chiuso in vantaggio. Evidentemente pensiamo di essere più forti di quello che siamo. Tutto qua. Quanto ha influito la gestione arbitraria sulla partita, Guarda, io sulla lo dico vostra? sempre, la categoria è proporzionale agli arbitri, nel senso che noi giochiamo in terza categoria, gli arbitri non possono certo mandarci la terna di quelli del Qatar. Gli arbitri sono quello che sono, come noi siamo quello che sono. Evidentemente c'era forse un gol fantasma, lo diranno le riprese su Flash Sport, se era dentro o se era fuori, però non c'è giustificazione in alcun tipo, perché noi abbiamo preso due traverse, ma non cambia assolutamente niente, le partite si vincono. Punto. I pali, le traverse fanno parte del gioco, se no è un altro sport. Nel corso del secondo tempo, anche se ho avuto la stessa impressione anche durante il primo tempo, avete mancato di precisione, soprattutto nell'ultimo passaggio. C'è da migliorare a livello tecnico sotto questo punto di vista? Guarda, secondo me, oltre un po' di fortuna anche, perché comunque i due pali sono quello che sono. C'è bisogno di migliorare, ma non tanto quello, perché alla fine un gol abbiamo fatto, due, tre. Quando prendi due legni c'è poco da fare, il problema è la gestione degli episodi contro, perché questa partita si poteva vincere tranquillamente 1-0. Da quando non marchi sui calci d'angolo, quando prendi gol dai 40 metri, c'è poco da dire, devi fare 4 gol per vincere questa partita, non è possibile. Tutto qua, la precisione fino a un certo punto, ci stanno problemi molto più grandi per la partita di oggi. Ti faccio l'ultima domanda, da cosa ripartite per la prossima? Noi ripartiamo da niente. Non ripartiamo da niente perché c'è poco da salvare. Si riparte da zero cercando di risalire il prima possibile. Io ragazzi vi auguro un grande in bocca al lupo per la prossima partita. Crepi Buona il lupo. serata, Ciao, grazie. ciao, ciao.